Un punto a testa per Retiferno e Montespaccato che si dividono la posta in palio nella gara del Bernichi. Al vantaggio ospite di Gambale al 67esimo ha risposto Traini al minuto 75. Partita molto vivace fin dai primi minuti per merito del Tiferno che prende in mano le operazioni e si rende pericoloso dopo 11 minuti con questo destro di Gorini respinto da Tassi. Biancorossi che insistono e ci provano anche 2 minuti più tardi con il destro di Alagia deviato in calcio d'angolo dal numero 1 ospite. Sui sviluppi del corner arriva la bella girata di Bartoccini che si stampa sulla traversa e il Montespaccato si salva ancora. Ospiti che si fanno vedere in avanti al minuto 19 quando Anzini, dopo il tocco di Gambale, lascia partire il tiro con Aluigi che si rifugia in corner. Il Tiferno è ancora sfortunato al 24esimo quando Massai serve Peluso che calcia col destro e trova il palo, secondo legno di giornata per i biancorossi. Il numero 10 dei locali ci riprova anche 10 minuti più tardi, ma il suo destro viene respinto da Tassi e allora si va all'intervallo con il punteggio fermo sullo 0-0. Ad inizio ripresa il Montespaccato ci prova con la deviazione sotto misura di Dinezza, attento a Luigi a non farsi sorprendere e sventare il pericolo. Al 56esimo Tegola per i padroni di casa che perdono per infortunio Peluso, al suo posto Nofri Onofri mette dentro Traini. L'episodio che sblocca la partita lo trova il Montespaccato al minuto 67 quando Calì sfonda sulla destra e mette in mezzo trovando tutto solo appostato sul secondo palo Gambale che da lì non può sbagliare e mette dentro il gol dell'1-0. Per i locali le cose si complicano ulteriormente al 70esimo con Terzini che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. I biancorossi però non mollano e riescono a trovare la rete del pari al 75esimo con la punizione di Gorini, la sponda di Bartoccini ed il tocco vincente di Traini, con Dicato che ribadisce in rete quando la palla sembra aver già superato la linea di porta. Sesto centro stagionale per l'attaccante biancorosso e punteggio sull'1-1. Tiferno che rischia tanto solo nel recupero quando sull'imbucata di Belardo Gambale non riesce a trovare l'impatto giusto con la sfera e i biancorossi si salvano. Dopo 5 minuti di recupero finisce quindi così al Bernichi, Tiferno 1, Montespaccato 1. Sì, hai fatto secondo me una disamina giusta perché il primo tempo la squadra ha offerto un buon calcio, abbiamo creato tante situazioni, al di là del palo di Maurizio, anche la traversa di Bartoccini sul piazzato, quindi ci abbiamo avuto 4-5 situazioni davanti all'area che abbiamo fatto le scelte sbagliate. E purtroppo nel calcio se fai le scelte sbagliate poi non vai a raccogliere. Detto questo, nel secondo tempo sicuramente siamo stati meno propositivi del primo tempo, poi abbiamo perso Terzini dopo 20 minuti se non sbaglio, per un doppio giallo e abbiamo subito il gol, cioè il gol l'abbiamo subito prima, poi abbiamo perso Terzini, quindi la squadra ha reagito bene, abbiamo trovato il pareggio su un piazzato, ci abbiamo avuto anche qualche situazione, anche se abbiamo rischiato qualcosa all'ultimo su una situazione loro, però la squadra oggi ha fatto una buona prestazione. Purtroppo perdiamo Peluso e vediamo se riusciamo a recuperarlo per la prossima. Terzini è squalificato, Catacchini è infortunato, la routine è sempre la stessa, siamo corti con i giocatori, ci abbiamo tanti giovani e le difficoltà sono venute anche per queste vicissitudini che ci hanno afflitto dalla fine del girone d'andata. Non voglio trovare le scuse, ma insomma, quando non c'hai i giocatori preposti, parlo di under, nei rispettivi e nei ruoli chiave, qualche difficoltà la puoi trovare. Sì, ma è un bel segnale, hai detto bene, no? Ma la squadra da questo punto di vista ha sempre risposto. Noi, anche se nell'ultimo periodo non abbiamo vinto, comunque sia, la prestazione anche domenica a San Donato l'abbiamo fatta, poi siamo tanto giovani, ripeto, sbagliamo le letture, c'è qualche errore individuale, mi pena sottolineare che qualche volta lo fanno quelli che non dovrebbero farlo, perché alla fine i giovani possono anche, non dico permettersi, ma è nella loro età che possono fare degli errori, i grandi dovrebbero eventualmente sopperire a questa assenza. Comunque, abbiamo preso un punto, la squadra ha reagito, anche in 10 ha cercato di pareggiarla, di questo sono contento perché stiamo ritrovando sicuramente quelle che erano le nostre qualità primarie. Oggi Peluso secondo me ha fatto un'ottima partita, quindi meritava il gol il primo tempo, poi adesso se l'abbiamo ripersa è un problema, perché poi Peluso non ce n'abbiamo uno, non ce n'abbiamo altri. Terzini è squalificato, ripeto, quindi adesso abbiamo altre 5 partite, cerchiamo comunque sia di ottimizzare il massimo. Mercoledì andremo a San Donato, ci abbiamo tanti ragazzi, ma andiamo organizzati e dobbiamo cercare di fare i punti uguali, non è che dobbiamo comunque sia
come dire, mancano i giocatori e non possiamo fare risultato. Questa è una squadra che può fare risultato anche con i giovani, perché l'ha dimostrato anche nel giorno d'andata. Male perché secondo me eravamo nelle condizioni, ci eravamo creati le condizioni per vincere la partita, perché la squadra ha disputato una partita attenta, concentrata e facendo una buonissima prestazione contro una squadra forte. E prendiamo gol su un episodio dove i ragazzi mi dicono che probabilmente c'è anche un fallo di mano, ma al di là di questo dico che era l'unica occasione dove i calci piazzati potevamo andare in difficoltà, perché la squadra, a mio avviso, ha rischiato poco o niente, soprattutto nel secondo tempo. E quindi, ripeto, la prendo male perché credo che eravamo nelle condizioni di poter vincere la partita. Ci sono un paio di episodi che non mi convincono in area di rigore del Tiferno, soprattutto il primo tempo, quando l'arbitro concede un vantaggio su un calcio di rigore. C'è un fallo di rigore netto su Gamballe e l'arbitro concede il vantaggio, e non mi sembra che sia così che recita la regola. Quindi, ripeto, ci sono un paio di, al di là dell'episodio del pareggio del Tiferno, ci sono un paio di episodi in area di rigore del Tiferno che non mi convincono. Ma io ripeto, già nel primo tempo secondo me i ragazzi in fase difensiva avevamo fatto bene, forse davanti avevamo creato poche occasioni nelle situazioni in cui eravamo con la possibilità di andare a concludere, ci siamo un po' persi. Però in fase difensiva secondo me la squadra aveva fatto molto bene, fermo restando che aveva subito solamente su ripartenze da calci piazzati o da situazioni di, appunto, dove ci siamo fatti beccare ripartenza. Nel secondo tempo probabilmente abbiamo fatto meglio e ripeto, il vantaggio era meritato e secondo me c'erano le condizioni per portare a casa una vittoria che per noi sarebbe stata fondamentale. Quindi c'è un pizzico di rammarico in me, soprattutto nei ragazzi, e siamo consapevoli che oggi e già nella partita precedente con la San Giovannese lasciamo qualcosa, e quel qualcosa, quei 4 punti che ci avrebbero permesso in questo momento sicuramente di respirare in maniera differente. Sì, diciamo che la partita è iniziata bene. I ragazzi, ho rivisto una squadra con il piglio giusto, abbiamo creato diverse occasioni, qualche sbavatura di troppo in fase di conclusione. Però siamo stati vivi il primo tempo molto bene. Poi dopo la ripresa, sicuramente l'episodio del gol e l'espulsione un pochino hanno condizionato la gara, però i ragazzi sono stati molto bravi a reagire, l'hanno fatto veramente con tanta dedizione e siamo arrivati al pareggio che, come hai detto te, a fine primo tempo non avrei firmato per il pareggio, però adesso è un momento difficile e questo punto lo teniamo stretto e soprattutto teniamo stretta la prestazione.